Andiamo agli Oscar. People, bentornati sul mio canale, il mio nome è Diri e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Come potete vedere dal background, io sono tornata nella mia casina a Roma. Da una parte ovviamente mi dispiace, però ragazzi è stata talmente tanto un'esperienza così piena. L'ho vissuta dall'inizio alla fine che sono proprio contenta di come è andata. Ho avuto la conferma che a me viaggiare fa proprio bene all'anima. L'ultima volta che ci siamo sentiti ero in aeroporto. Quando ci stavamo per imbarcare hanno fatto un annuncio perché il nostro aereo aveva un malfunzionamento. Per fortuna avevano un altro aircraft disponibile, quindi ci hanno fatto fare un cambio di aereo. Abbiamo ritardato di tipo 3 ore, però mi è andata anche molto bene. La cosa molto bella che vi voglio raccontare assolutamente, poi faccio partire l'intro, è che quando stavo aspettando nel nuovo gate mi sono seduta vicino a questa signora che stava leggendo un libro sulla guerra del Vietnam. Io ormai ero stanca di usare il telefono, di ascoltare la musica, di leggere, non volevo fare niente, sono semplicemente stata. A un certo punto la signora si gira verso di me e fa: "Well, at least we're going to Rome, right?" Cioè, comunque mal che vada, cioè, la nostra destinazione è Roma, quindi comunque che bello. E gli ho detto: "Oh my God, absolutely." E abbiamo iniziato a parlare. Fatto sta che questa signora si è confidata con me, tipo mi ha raccontato tutta la sua vita, perché avevamo talmente tanto tempo. Vi dico solo che ci siamo commosse insieme. La scrittrice del libro che stava leggendo era una sua cliente, perché si occupava tipo di viaggi, su un'agenzia di viaggi, però di quelli proprio di lusso, perché mi faceva dei nomi. Tipo mi gira e mi fa: "I don't know if you've ever been to the first season in Florence," tipo della serie. Gli ho detto: "Sorella, cioè io se vado a Firenze non sto a first season, cioè mi faccio ospitare prendo un Airbnb, cioè mi ha visto, c'ho la collanina di perle." E mi ha detto: "No, perché devi sapere che mio marito era nell'Air Force, quindi mi tocca specialmente questo libro che sto leggendo. Ci siamo sposati alle Hawaii e lui ha volato dal Vietnam per venire a sposarmi alle Hawaii." E tipo io ero lì, tipo: "Signora, cosa mi sta raccontando?" Questa signora si chiama Anne e abbiamo passato così tipo 40 minuti. Io avevo gli occhi a cuore perché mi stava raccontando tutto e ho viaggiato insieme a lei, quindi ve lo giuro è stato stupendo. Quando c'era il volo in ritardo l'ho presa un po' con filosofia. Se fossi stata arrabbiata, cioè non avrebbe avuto senso, magari mi sarei preclusa l'occasione di conoscere. Poi io la vedo così, poi magari è stata semplicemente, non so, due anime che si sono incontrate, che dovevano, non lo so, incontrarsi. Però mi piace vederla un po' più spirituale questa situazione. Quindi abbiamo in realtà parlato per tipo 40 minuti e non ho neanche sentito l'attesa, tra virgolette. È iniziato l'imbarco, siamo saliti sull'aereo. Ma infatti ve lo giuro, raga, il rientro in Italia è stato, cioè, qualcosa di unico. Avevo il posto vicino al mio che era vuoto, ero al finestrino, quindi c'è, cioè, top. Con la scusa che noi eravamo a Washington, ho detto: "Ma vuoi vedere che passiamo sopra altre città e che riesco a vederle tutte?" Più stavamo salendo, più comunque, cioè, si vedevano benissimo le città sotto. E io sono riuscita, non so come, a riconoscere Baltimora dall'alto, perché c'ero stata da piccolina e ci assomigliava molto, anche perché comunque riuscivo a vederle perché eravamo ancora abbastanza bassi. Ovviamente in aereo tipo Washington-Baltimora saranno tipo 3 minuti, quindi ho chiamato l'hostess e gli ho detto: "Mi scusi, ma non è che per caso mi può dire se per caso passiamo sopra New York, perché insomma visto che siamo Baltimora, tra poco Philadelphia?" E mi fa: "Guarda, sicuramente ci passiamo vicino perché avevo un'applicazione, però è sicuro che magari la vedi da lontano." Ho detto: "Vabbè, comunque io sto in allerta." Ero attaccata così tipo al finestrino, cioè ero proprio attaccata al finestrino e da lontano la becco subito. Mi sono vista la mia Manhattan. Raga, è stato un momento epico perché arrivavo già tipo super emozionata dalla storia della signora di prima, che avevamo tipo mezzo pianto insieme, ci eravamo commosse. Poi arrivo in aereo, c'era il posto libero, quindi dico: "Top." Raga, vedo New York da lontano, cioè, ma neanche tanto da così lontano, perché riuscivo a vedere le luci di Times Square, il fatto che non c'erano luci a Central Park. Per giuro è stato un rientro in Italia stupendo, perché mi sembra di aver visto tipo tutta l'America. E questo era per dire: "I am back." Sono state proprio delle belle vibes, cioè sono tornata energica, sono tornata spronata. Ciò che mi viene da dire, facciamo partire l'intro. Let's get freaking started. La verità dietro questa mia inquadratura è che ho talmente tanto casino sopra il letto da qualsiasi altra parte che non ho voglia di farvi vedere il disordine. Quindi, perché ho fatto partire questo vlog? Perché questa sera ho una prima Porte di Roma che sta dall'altra parte di Roma, quindi ci metto tipo 97 ore. Infatti mi sa che mi prenderò un taxi che ci mette 20 minuti, perché la cosa bella di Roma è che se vai con i mezzi ci metti letteralmente 1 ora e 6 minuti, se vai con la macchina ce ne metti 23. E vado a vedere prima di Night Swim. Mi vedrò ancora col mio amico Mike, che l'avete conosciuto nella scorsa anteprima a cui vi ho portato. Vi faccio vedere l'outfit e andiamo. L'outfit della mia giornata è il seguente: questi pantaloni di Zara. Sono un po' grandi effettivamente, sono un po' tanto grandi, però whatever. Mi metto questa giacca di pelle, ci aggiungerò i mocassini della Dr. Martens. Questo è più o meno l'insieme. Mi metto questa borsa di Cocci, ci piace. She's ready, let's go. Come potete vedere dal background io sono arrivata a Luci. Siamo qua alla prima
prima di Night Swim. Siamo qua con il nostro Mike, Back Here Again. Tra l'altro questa sera sarà molto divertente perché guarderemo un horror. È la prima volta che noi insomma guardiamo un horror. Sarà un po' intenso, ce la faremo sotto insieme, tra l'altro. E la cosa bella di quando siamo a Luci è che ci sono sempre tipo i popcorn giganteschi che ci vengono dati. My favorite part, sì. Sono tipo giga, sono l'unica che li mangia. Sarà con noi Alessia Zecchini, che è la campionessa ipermondiale di tutto il mondo di apnea italiana. Respiro profondo, se non l'avete ancora visto guardatelo. Adesso noi stiamo aspettando, io ho fatto un po' di compere. Oggi Mike introdurrà Alessia, quindi Alessia, qui le domande devo andare un attimo. Quindi insomma stiamo facendo passi da gigante qua. La mia parte preferita è questa qua. C'è una quantità di popcorn che tra l'altro mi sento molto accolta nel mondo del Luci, perché è l'unica cosa che posso mangiare gluten free. C'è questo trailer che continua a partire nel background. Ecco, io stasera ho fatto la persona healthy perché ci sono tutte le bibite che si possono prendere. È una figata perché là dietro c'è tutto il reparto bibite dove si possono prendere bibite illimitate. Io però ho preso l'acqua perché è tornata dall'America. This girl had to put a limit on herself. Andiamo a vedere sto film, eh? Che famo? Che famo, andiamo? Mike, come ti senti? Benissimo. Non ho mai smesso di amare questo sport e continuo veramente a emozionarmi a ogni tuffo che faccio. Benvenuti a Milano, speriamo in un bellissimo messaggio d'amore. Sono in questo bellissimo hotel, sono da Axie Hotels qui a Milano. È passata una settimana dall'ultima clip che io ho girato. Mi hanno dato questo bellissimo benvenuto col caffè Baci Perugina, quindi io sto benissimo. A breve faccio il check-in, ne avevo bisogno. Vorrei farvi il tour della mia stanza. This is the room, poi proseguiamo, là ci sono io, hi. Zona armadio, e a caffè, poi arriviamo in the bathroom, beautiful bathroom. Hi, hits me, hi Tiri. Stasera vado allo stadio a vedere una partita a San Siro. L'ultima volta che sono stata a San Siro sono stata per il concerto di Rihanna. Mio nonno, non so se lo sapete, è stato il capitano dell'Hellas Verona negli anni 60. Nonostante scorra nelle vene insomma il calcio, io sono entrata nello stadio di Verona ma non ho mai visto una partita di calcio. That's crazy. E questa sera sono molto felice perché vado insieme a mio fratello allo stadio. Guardate il terrazzo. Ta-da! È un tramonto pazzesco. Sto qua è il Duomo di Milano. Mi immagino qua già tipo questa sera io e mio fratello a parlare della vita. Tra l'altro sono molto felice perché io e il mio bro, la scusa è che io vivo a Roma ormai, lui sta a Verona. Ovviamente ci vediamo quelle volte che io torno a casa. È da un po' che non rimaniamo io e lui da soli, quindi secondo me sarà una bella serata. Molto molto speciale. Tra l'altro oggi è stata anche una giornata molto importante. Sono successe tantissime cose dall'ultima volta che ci siamo sentiti. E lo so, è una vita particolare perché io inizio una settimana e alle volte non mi aspetto che finisca in un certo modo. Per esempio io a Verona dovevo tornarci per Pasqua. Qua però a quanto pare I was back. L'ultima volta che ci siamo visti ero all'anteprima di Night Swim. Il giorno dopo mi sono svegliata e ho ricevuto praticamente una bella notizia, perché sono stata richiamata in cattolica. Infatti adesso farò vedere insomma qualche clip, perché c'è stato l'open day. E con la scusa che c'è stato l'open day avevano bisogno di una host. Ed è stato molto molto bello perché oltre al fatto che ho visto tantissimi di voi, e dico voi perché mi avete detto che fate parte delle crazy people da anni, che avete seguito i miei video, che tanti di voi che adesso sono studenti in cattolica si sono iscritti perché hanno visto i miei video. Infatti cattolica facciamo uno sconto, non lo so, di 01 per il corso che ho fatto io. La cosa stupenda è che mi sono trovata in aula magna, che è stata l'ultima aula in cui io sono stata, che è stata l'aula in cui io mi sono laureata. Va bene, io credo di essere già in ritardo perché Milano già mi fa venire l'ansia. Mi metto una magliettina della salute. I will see you guys later. Ta-da! Andiamo agli Oscar. Vi porto con me in un'altra serata dedicata solo ed esclusivamente al mio amato cinema. Come sapete, io è da anni ormai che pubblico su questo canale la notte degli Oscar, ovvero di come io, che sono un'appassionata di cinema, sto sempre sveglia fino alle 5 del mattino a vedere in diretta gli Oscar, perché mi piace, perché li adoro. Mi piace vedere dal red carpet alle interviste con gli attori, speeches eccetera eccetera. Cioè non mi basta svegliarmi il giorno dopo, vedere chi ha vinto, no. E soprattutto quest'anno è nominata la mia attrice del cuore, a.k.a. Emily Blunt. Perché sono conciata così e perché vedete un background diverso dal solito? Beh, io in questo momento mi trovo a Bologna e questa sera sono stata invitata dai Wonders ad un Oscar party con dress code pigiama, cioè sarà un pigiama Oscar party. Sono arrivata qua questa mattina, ci sono altri creators che magari vedete se siete appassionati di cinema, che parlano di cinema, che parlano di film, che parlano di tutto questo mondo incredibile. Fatemi mettere un attimo Setting Spray di Charlotte Tilbury over here. Quindi ci aspetterà questa serata, staremo tutti svegli fino alle 5 del mattino. Faccio vedere un attimo il mio outfit perché volevo scegliere un outfit un po' più simpatico. Però mi sono ricordata che da poco avevo comprato questo outfit di Vicolo. Se vi interessa, io amo Vicolo, cioè I love you guys. È un completo che assomiglia effettivamente a un pigiama, a cui ho abbinato queste nuove calze che ho comprato da Dr. Martens, con questa ciabatta che spesso avete visto nei miei...
Bella questa posizione. E poi questa cosa in testa, che devo capire se mi piace in testa, però credo che la metterò. Sono portata apposta anche per tifare il film che mi è piaciuto di più quest'anno, ovvero Povere Creature, la bag con la super Emma Stone. Anche perché dentro l'ho caricata, anche se ci sarà del cibo. Ho già detto che sono celiaca, bla 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 bla. Tra l'altro ci hanno pure dato le pantofole. Ho messo dentro un po' di snacks, tra cui gli M&M's, un po' di caramelle. E tra l'altro sono gasata perché ci sarà anche la tombola Oscar. Hanno preparato per noi una tombola Oscar. Comunque vabbè, let's go. Buongiorno, post notte degli Oscar. Ho appena chiuso nuovamente la valigia, un nuovo giorno, una nuova valigia. Ieri sera è stata una serata intensa. Purtroppo non ha vinto la mia Emily Blunt ed ero un po' rancorosa che tipo ho smesso di filmare, per quanto me la sono un po' presa. Più che altro mi dispiace, per quanto io sia contenta. Comunque c'è stato un premio che mi ha totalmente dato fastidio, quindi cioè sono oggettivamente d'accordo, però hanno vinto tutti, cioè di Oppenheimer tranne Emily. Lei per me è stata pazzesca, però secondo me tutto questo è in preparazione a un grande premio Oscar che nei prossimi anni le arriverà per forza come miglior attrice, perché me lo sento dal profondo del cuore e tutte le mie positive energies le sto mandando completamente a lei. Mi è piaciuto tantissimo Jimmy Kimmel, la performance di Ryan Gosling, cioè sul serio stupendo. Siamo tornati alle 4, tra l'altro contentissima per Emma Stone. Magari che brutta inquadratura. Io adesso chiudo la valigia, faccio il check out, poi di nuovo si ritorna nella capitale, nella grande capitale romana. Credo che mangeremo qualcosa e poi tutti quanti to the station. Let's go.